Amici, vi sono ascolto immagini che vi giungono dal comunale di Locri, campionato di eccellenza. Di fronte il Locri contro una tranquilla regione mediterranea. Andiamo a vedere subito gli schieramenti. Locri schiera Galluzzo, che è a caccia del record di imbattibilità. Se rimane imbattuto oggi sarà record, andrebbe a scavalcare Telli. Intanto Locri con la Coppa Italia vinta a Catanzaro qualche settimana fa. Sul centrocampo, dicevo, Galluzzo, Lombardo, Varricchio, Coluccio, Carbone, Libri, Lanza, Dascoli, Tripodi, Ruggero e Punturiere. Va a completare lo schieramento di Scorrano, che relega in panchina Paolella come secondo portiere, poi Castellano, Iervasi, Bacciglieri, Gutta, Lombardo, l'altro Lombardo, e poi Conversi. Reggio Mediterranea risponde con Cannizzaro, Mustica e poi Cuzzola, Caruso, Marcianò, Foti, Zampaglione, Crucitti, Diaz, Candido, Palmieri. Il secondo portiere è Crea, poi c'è Morabito in panchina come Leone, Ricciardi, Caridi, Vigoraso e Zappia. Allenatore il signor Gianni. Arbitrerà l'incontro il signor Carvelli di Crotone, coadiuvato da Mascali e Cozza, entrambi di Paola. Consueta casacca Amaranto per quanto riguarda il Locri, mentre Reggio Mediterranea è schierata con la casacca azzurra con inserti in giallo. Pallido sole qui al comunale, che si alterna a fresco che arriva dai nuvoloni, che ogni tanto riescono a coprire il sole, che oggi ha fatto la sua comparsa qui in Calabria dopo giorni di cattivo tempo. Locri che e Reggio Med pronti per la foto di rito prima di dare inizio alle ostilità. Locri che è chiamato a continuare la striscia positiva che lo vede saldamente al comando, e lo sarà ancora di più perché il Cotrone è stato battuto ieri dal Cutro nel derby crotonese. Avete visto la Coppa Italia che ha fatto la sua uscita poi dal campo. Preliminare di gara, tutto pronto dunque al comunale di Locri per questo incontro. Locri contro Reggio Med. Sarà il Locri a battere il calcio d'inizio. Carvelli, il direttore di gara di Crotone, dà l'ok ai suoi assistenti. Si può cominciare. È partito l'incontro. Locri, primo possesso palla. Lombardo non riesce a prenderla, forse commette fallo, infatti è così. Calcio di punizione per il Reggio Med. Primo tiro di punizione dunque, dicevo, del pallido sole che è spuntato a mitigare un po' un vento freddo che arriva dalle montagne. Marciano sul pallone intanto. Lanci in avanti, preda facile della difesa locrese, poi ancora Reggio Med che prova ad insistere. Rimessa laterale a favore del Locri. Carbone, forse spinto, riesce a spizzicare di testa, poi Locri perde palla, il controllo è di Marciano. Lancio in avanti, non c'è gioco da quella parte. Carbone prova ad andare via. Carbone in formissima quest'ultimo periodo, è stato l'uomo decisivo per la Coppa Italia. Lombardo, lancio in avanti, è buono il controllo di Ruggero che poi ha servito Lanza. Perde palla però il Locri. C'è rimessa laterale a favore della squadra ospite. Secondo di gara, reti inviolate al comunale. Ancora Lombardo. Lombardo prova a metterla giù e prova anche a mettere ordine ancora. Ruggero, la puntata in avanti. Riesce a tenere il pallone in vita. Punturiere.
puntoriere tiene palla, lancia ancora verso Lombardo, Lombardo altro cross verso il centro, Carbone di testa, ci aveva provato, è stato anticipato, ancora possesso Locri ed è Varricchio in avanti, il controllo di Gianni Libri, riesce a tenere in maniera elegante il pallone, poi il servizio delizioso sul compagno di squadra che poi commette fallo, fallo commesso su Marciano, tiro di punizione. Calcio di punizione per il Reggio Med. Marciano sul pallone. Incarico ha lasciato l'estremo difensore Cannizzaro per battere il tiro di punizione. Con il lancio del portiere di testa ci arriva per primo Varricchio, ancora il controllo Reggio Med in area di rigore, la respinta della difesa dell'Ocri, poi il controllo forse fuori gioco, non è così, attenzione sotto porta, non ci ha creduto Diaz, pallone che aveva disorientato Galluzzo. Ruggero all'indietro, ancora Lombardo, prova a fare gioco per il Ocri, ancora Ruggero, sempre fascia destra, ancora Lombardo prova a scambiare, due si trovano spesso, altro lancio in avanti a vuoto, però c'è Marciano per il controllo, ancora Reggio Med che prova a difendersi in maniera ordinata, saltato l'avversario, poi un secondo, una leggera spinta, non fischia il direttore di gara, si prosegue Zampaglione, Zampaglione prova ad andare via, viene fermato però da Carbone che era in rimonta, attenzione all'Ocri, ancora Ruggero, prende palla adesso Ruggero, prova ad entrare, è stato fermato, fermato da Foti, bell'inizio gara, vivace e veloce da ambo le parti. Calcio d'angolo dunque, Sergio Lombardo si incarica del fondamentale, tutta la Reggio Med contratta all'indietro, tranne lascia solo il numero 7 in avanti, Zampaglione. Tiro d'angolo che sta per essere battuto, la respinta della difesa ospite, poi il controllo di Libri, Libri tiene palla, salta un avversario, poi un secondo, un cross delizioso verso il centro e ci è arrivato per primo però Cannizzaro che subito innesca la ripartenza della Reggio Med che è venuta qui a giocarsela senza timore reverenziale. Allora Caruso controlla all'indietro, arriva Crucitti per il controllo, ancora Caruso, Crucitti gioca, dialogo in due, poi messo giù, attenzione perché completamente ritardo, chiede scusa Libri. È andato giù Crucitti. Eccovi, eccovi collegati con il comune di Locri, pallido sole qui a Locri, giornata comunque mite, andiamo subito alle formazioni, Locri schierato con Galluzzo, Lombardo, Varricchio, Coluccio, Carbone, Libri, Lanza, Dascoli, Tripodi, Ruggero e Punturiere, Scorrano lascia in panchina Paolella come secondo portiere, così come Castellano, Iervasi, Bacilleri, Guttà, Lombardo l'altro ovviamente Andrea e Conversi. Risponde Reggio Med che è venuta qui a giocarsela senza timore reverenziale, siamo al sesto di gara, reti violate 0-0, Cannizzaro, Mustica, poi Cuzzola, Caruso, Marciano, Foti, Zampaglione, Crucitti, Diaz, Candido e Palmieri per il Reggio Med. Ianni lascia in panchina Crea, Morabito, Leone, Ricciardi, Caridi, Vigoroso e Zappia, arbitra l'incontro il signor Carvelli di Crotone, coadiuvato da Mascali e Cozza, entrambi di Paola, punizione da posizione pericolosa per quanto riguarda il Locri. Calcio di punizione dunque per il Reggio Med. Tutto il Locri a difendere, non c'è nessuno in avanti, in ipotetica ripartenza, ecco il tiro di punizione che è partito adesso, sotto porta, attenzione, è a deviazione di Diaz, pallone che è finito al lato, la prima vera occasione è questa, quella della Reggio Med, capita al settimo di gara. Coluccio cede al compagno di squadra Dascoli, ancora Lombardo. Lancio di Lombardo in
facile preda di foti di testa, poi ancora toccato, attenzione alla Reggio Mediterranea nel rigore, c'è l'anticipo di Varricchio, Tripodi, ancora Lombardo, poi Coluccio, sbaglia Coluccio il passaggio, Reggio Med che può ripartire, attenzione con Zampaglione, siamo sul lato sinistro a due davanti, parte un cross, è stato ribattuto, rimessa laterale a favore della squadra ospite. Zampaglione, pallone di ritorno, c'è un cambio, rimessa irregolare da quello che abbiamo visto dalla mimica del direttore di gara. Locri che già perde palla, però buon inizio di Reggio Med. Lombardo riconquista un pallone, non c'è fallo, si prosegue, allora fallo adesso lo commette invece Caruso, viene anche richiamato dal direttore di gara, fallo sull'Lanza. Lombardo, altro servizio in avanti, Carbone, buono il suo aggancio, Carbone tiene palla, spalla la porta, prova a saltare un avversario, lo punta adesso, ce n'è un secondo davanti, parte un cross di Carbone, dall'altra parte è libero Tripodi, Tripodi però ha due adesso da scavalcare, riesce con una finta ad eludere la guardia di entrambi gli avversari, poi Gianni Libri, ancora Lombardo, parte un tiro da lunga distanza, c'è però Cannizzaro, tiro telefonato, abbastanza facile l'intervento dell'estremo difensore. Sì, siamo a collegamento anche con l'Universo Dilettanti, quindi quando volete. Eccovi, eccovi collegati con Locri, buon anno anche a voi, mi riferisco all'Universo Dilettanti, ma siamo in collegamento diretto anche con Telemia in questo momento, siamo sullo 0-0. Non è successo praticamente nulla, Reggio Med che è venuta qui a giocarsela a viso aperto e ha avuto la prima occasione al minuto 11 di gara con un colpo di testa di Diaz che è finito al lato. Eccoci, ancora c'è un calcio di punizione battuto, perde palla Reggio Med, insiste Locri con Libri, poi ancora il lancio per Ruggero, c'è un fallo sul Lanza, lascia proseguire il direttore di gara, Carbone, scambiano i due, Carbone tiene palla, prova a saltare un secondo avversario, riesce a deludere con una guardia, poi ecco il fallo. Attenzione alle reazioni che Carbone ha un po' sbracciato sul fallo che ha subito e il direttore di gara lo va a richiamare, non c'è comunque provvedimento disciplinare, c'è solo un calcio di punizione per il Locri, se ne incarica come di consueto Lombardo. Lombardo è in possesso palla adesso il Locri, Lombardo per il tiro di punizione, eccolo eseguito in aria, Carbone di testa la tocca e poi non ci arriva per un istante davvero, Coluccio che era andato a fare da rinforzo lì in area di rigore, pallone che si è perso sul fondo. Reggio Med che prova ad impostare, forse un fallo, no, non c'è fallo, si prosegue, ci arriva Ruggero, controlla il pallone, poi c'è Carbone che lo riceve, parte un cross di Carbone, sotto misura, è stato anticipato il calciatore del Locri, pallone che è finito sul fondo, rimette la palla il portiere. Parte il tiro del portiere, poi la testa ancora di Lanza, riconquista palla il Locri, lo fa con punturiere, poi pallone che finisce fuori, rimessa laterale per il Reggio Med. Di testa ancora Caruso, punturiere
dall'altra parte trova l'appoggio di Tripodi. Tripodi a due davanti, se ne aggiunge addirittura un terzo, vanno in tre, elude la guardia di tutte e tre. Attenzione, ancora Tripodi che punta l'aria, lo scambio poi col compagno di squadra non si è concretizzato e poi c'è un calcio di rigore. No, no, non è un calcio di rigore assolutamente, è un tiro dal fondo, è stato spostato. Protesta del pubblico, ma pareva eccessivo il rigore. Cannizzaro di testa, ancora Reggio Med riesce a prenderla, poi è Libri, c'è calcio di punizione. Libri perde palla in maniera in giro, attenzione, siamo 3 contro 3, poi l'imbucata in avanti va bene al Reggio Med perché la deviazione favorisce la squadra ospite, parte un cross, è completamente solo ad impattare, ma con il pallone regalato, piena area di rigore, sotto misura c'è però Galluzzo che risolve tutto, c'era Diaz che si era catapultato verso l'aria, Carbone per la ripartenza del Locri, ma già la difesa si è schierata, Carbone tiene palla, viene fermato, poi commette fallo. Fallo commesso da Carbone che è un po' nervoso in questo inizio gara. Fallo commesso su Candido, ex Siderno. Punizione battuta, Coluccio alla meglio di testa. Candido ancora, servizio dall'altra parte, ci arriva per primo Tripodi, poi Libri, Lombardo, ancora Libri, pallone all'indietro, Coluccio, Lombardo, puntata ancora in avanti per Lanza, tiene palla Lanza, scambia con Punturiero, ancora Lanza, poi Ruggero, Ruggero prova a scavalcare l'avversario, viene fermato. Reggio Med che prova a scendere ancora una volta dal lato sinistro, Zampaglione, Zampaglione, il lancio viene fermato da Coluccio, era molto pericoloso, ancora Libri circondato da due avversari, ma il centrocampo di Reggio Med sembra più folto ed essere quasi sempre in superiorità numerica. Attenzione al tunnel che Lanza riesce a fare, poi fallo subito, quindi calcio di punizione per il Locri. Ci avviciniamo al primo quarto d'ora di gioco, reti violate 0-0. Ah, una partita viva, bella, a tratti. Lombardo per il tiro piazzato assegnato dal direttore di gara. Parte il tiro di Lombardo, ancora sotto misura e poi la respinta di Diaz. Ancora Lombardo in possesso palla per il Locri, altro lancio in avanti ad aprire, Carbone, l'aggancio così così, poi viene fermato Carbone, rimessa laterale per gli Amaranto, Locri che prova ad insistere, del resto deve fare la partita, 16 minuti, 0-0, ancora siamo sotto porta, attenzione l'anticipo, pallone che non esce, c'è riuscito Cannizzaro a tenerlo in campo. Ripartenza Reggio Med, subito Libri si mette in posizione di difesa, riesce a fermare l'avversario, attenzione Libri, potrebbe provare ad accentrarsi, Libri palla al piede, poi Lombardo apre il gioco dall'altra parte, Carbone, buono l'aggancio, Carbone, il tiro fuori, spauracchio Carbone per la difesa ospite, ha impattato male, ma è andato a cercarsi praticamente il tiro. 17 minuti, prima occasione Locri. Cannizzaro. Coluccio stavolta anticipato, poi è stato Palmieri a colpire
Ancora Lanza per il Locri. Zampaglione tiene palla, poi Candido apre il gioco. Candido, c'è Cuzzola. Cuzzola salta per un primo momento e poi Carbone. Attenzione alla Locri che può ripartire. Ancora tiene forse troppo il pallone Punturiere. Ruggero, Lanza, fermato anche Lanza, poi commette fallo. Fallo commesso in netto ritardo sul numero 3 Cuzzola. E Cannizzaro ad incaricarsi del tiro di punizione assegnato al Reggio Med. Terra per il lancio lungo, infatti è così. Ancora la testa del difensore locrese. Ancora controllo di Ruggero, pallone uscito. Rimessa laterale per il Reggio Med, le proteste di Carbone. Pallone che è uscito, segnalazione immediata dell'assistente di destra. Ecco Cuzzola, poi Diaz, gioco pericoloso, probabilmente non interviene il direttore di gara. Candido poi manda il pallone in out. Candido che è anche il capitano di questa squadra. Ecco il ancora Reggio Med possesso. Zampaglione, ancora Coluccio di testa, c'era probabilmente posizione di offside, non è intervenuto il direttore di gara. Poi Lombardo tiene palla, vedete come gioca alta la squadra ospite. Fermato anche stavolta Carbone, poi l'intervento su Candido nettamente a ritardo. Non fischia il direttore di gara, ma io avviso qui ci stava nettamente un fallo. Ancora si spingono sia Punturiere che il diretto avversario, poi Gribri di sinistro. Azione dell'Ogre, ma secondo me viziata da un fallo non fischiato. Lancio in avanti ancora, Zampaglione, poi Caruso. Zampaglione di prima intenzione, un lancio senza senso, però riesce Caruso a riprendersi il pallone. Poi in anticipo arriva Varricchio a ricacciare la minaccia in avanti. Carbone fermato, ultimo tocco adesso è di Tripodi, pallone finisce fuori. Rimessa laterale per Reggio Med. Lancio in avanti Coluccio, poteva stoppare il pallone, poi Candido, pallone già perso, altra gamba alta pericolosa, non fischiata il direttore di gara, pallone che esce. Rimessa laterale per il Locri. Lombardo, ultimo tocco è sempre blu, o meglio azzurro. Partita che sta vivendo adesso un momento di stanca, un po'. Coluccio prova a fare gioco il Locri. D'Ascoli, ancora Coluccio, si fa trovare pronto Libri a ricevere. Libri, c'è Lombardo, viene ignorato Libri, viene toccato. E stavolta il fallo ci stava tutto, non fischia il direttore di gara, lascia correre anche stavolta, almeno usa la stessa misura. Ancora stavolta il fallo su Lombardo c'è, non fischia nemmeno stavolta. Attenzione al Reggio Med, posizione di fuorigioco, fuorigioco di Diaz, ma a mio avviso azione viziata da un fallo netto, un po' disattento il direttore di gara. Galluzzo, Lombardo,
C'è Carbone libero, riceve adesso Carbone, avanza Carbone, palla al piede, tiene palla Carbone a tre adesso davanti, se ne libera con Ruggero, Ruggero prova ad andare l'uno contro uno, parte un cross sotto misura, la testa che arriva in ritardo di era punturiere Coluccio Lombardo, perde palla anche Lombardo, attenzione non bisogna perdere questi palloni, Zampaglione prova ad andare via Lombardo, Lombardo prova a tenerlo lì e ci riesce, recupera il pallone, poi Lombardo viene trattenuto, calcio di punizione battuta, si deve ripetere, pallone in movimento. Adesso è buono però Lombardo, Coluccio Libri, ancora Lombardo, altro lancio in avanti, ha provato l'anticipo e non c'è riuscito, attenzione al tiro che mette in difficoltà, è stato punturiero a scoccare un sinistro che ha dato filo da torcere al portiere, non pochi. Candido per il Reggio Med a rimpostare, sbagliato completamente il servizio, Candido fatica ad entrare nel vivo del gioco, sente evidentemente molto questa gara Lombardo, poi l'anticipo netto Diaz, poi di testa riesce a prenderla ancora Reggio Med ed è Caruso, tiene palla, trova all'indietro il compagno di squadra Cuzzola, ancora Zampaglione, Caruso, Zampaglione si gioca in un fazzoletto, Zampaglione pallone all'indietro, trova libero Marciano e poi Foti, Foti prova ad andare a destra adesso Reggio Med, Candido tiene palla, ancora un servizio nella zona sgombra di avversari, parte un cross sotto misura, Reggio Med in area di rigore, attenzione c'è Diaz, c'è fallo però, fallo fischiato contro Diaz, e quindi calcio di punizione per il Locri, fallo commesso su Coluccio, mentre cambia qualche risultato, Castrovillari in vantaggio, quindi l'avvento di Ferraro ha portato tanti tanti punti a questa squadra. Lombardo, Coluccio, D'Ascoli, Coluccio e poi Lombardo, Libri, ma il Locri non guadagna metri, così ancora qualche errore in fase di disimpegno, Coluccio, ancora Lombardo, deve provare a accelerare il Locri, Libri manovra in qualche modo aggirante, Carbone va a cercare fortuna stavolta a sinistra, è l'unico che riesce ad accelerare un po', Carbone, Carbone salta avversari come Birilli, poi mette al centro, preda della difesa ospite, parte un lancio di Candido in avanti, ancora Locri che torna in possesso, Lombardo, Libri anticipato, Libri poi commette fallo, calcio di punizione per il Reggio Med, ...26 minuti... 0-0... Marciano in avanti, Diaz non ci arriva stavolta di testa, poi Lanza, punturiero, trova libero Ruggero, Ruggero che deve dare qualcosa in più qui a destra, perde quest'altro pallone, ancora batti e ribatti, alla fine il pallone arriva tra i piedi di Coluccio, poi Varricchio, Libri, Carbone svaria a destra e a sinistra, non dà punti di riferimento, adesso al centro, vedete, ancora punturiero, leggermente in ritardo, Carbone riesce a recuperare palla, ancora Ruggero, Ruggero su Carbone, Carbone salta l'avversario e poi messo giù, ci dovrebbe stare il giallo, invece non dà nemmeno il calcio di punizione. Beh, in questo caso
lasciamo parlare le immagini. O dal calcio di punizione, fischi la simulazione, metti il giallo su Carbone. Di testa ancora si arrampica più alto di tutti il Varricchio per il Locri, l'ultimo tocco di Carbone, rimessa laterale a favore del Reggio Med. Reggio Med che sta tenendo botto all'Locri, non c'è che dire. Cuzzola. Ruggero riesce a anticipare Diaz che era finito giù. Coluccio, poi Lombardo, subito aggredito da Diaz, vedete Lombardo steso, altro calcio di punizione. Adesso si gioca poco, Lombardo. Lancio in avanti, Libri prova l'accelerazione, Libri in mezzo a due, Libri pallone che attraversa praticamente tutto lo specchio dell'area, ma finisce fuori. Rimessa dal fondo per la squadra ospite. 28 minuti. 0-0 all'Ocri. Di testa ancora ci arriva Caruso, poi Zampaglione, l'ultimo tocco è suo. Rimessa laterale per il Locri. Ruggero completamente libero, punturiero, buono il palleggio, poi trova dall'altra parte Tripodi prova ad accelerare, Tripodi ancora Libri potrebbe impattare col destro, pallone impreciso, nettamente alto. Mezz'ora di gioco, reti inviolate 0-0, il Reggio Med tiene botta al Locri e anche in maniera importante, perché spesso l'ha messo in difficoltà Locri, che ha avuto la migliore occasione con Carbone circa 10 minuti fa. Carbone si è presentato al limite dell'aria, ha scoccato un destro che si è perso di poco all'alta tensione. Il Reggio Med ancora in avanti, Caruso parte un cross deviato, rimessa laterale per il Reggio Med che ha ben giocato, gara decisamente equilibrata. Valori in campo che davvero si azzerano in questa giornata. Abbiamo visto Reggio Med ben messa in campo, che ha saputo tenere il Locri a distanza dalla propria porta, se non un'occasione il Locri ha avuto fino al momento. Rimessa laterale intanto riconquistata dal Locri, scocca adesso la mezz'ora di gioco. Lombardo, pallone all'indietro ancora per Lanza, poi in avanti, altra confusione perché il pallone finisce fuori, è stato Marciano a scagliarlo praticamente in tribuna. Rimessa laterale ancora per il Locri, ma siamo in fase di costruzione dove il Locri ha avuto più difficoltà, gioco un po' lento e lezioso, deve provare un'accelerata specie con Lombardo, mentre Carbone è l'unico a mettere in difficoltà il Reggio Med con lo svariare a destra e a sinistra, non dà punti di riferimento in avanti. Ancora Reggio Med che poteva ripartire, poi ci mette una pezza Lanza che recupera il pallone, poi Lombardo tiene palla, avanza, palla al piede Lombardo, tutti al piazzamento dei compagni, ancora Lombardo, poi indirizza dall'altra parte dove gode di assoluta libertà Tripodi, sul lato sinistro ancora Lombardo, però il Locri fatica a guadagnare metri. Allora un lancio di Lombardo in avanti, di testa, a vuoto, punturiero, pallone che mogio arriva tra i piedi di Cannizzaro, l'estremo difensore del Reggio Med che ha corso un solo pericolo, ricordiamolo, quel tiro di Carbone che si è perso di poco al lato. Allora Cannizzaro per il tiro per lanciare in avanti i propri compagni che sono già schierati. Diaz lotta come di consueto con Coluccio, forse spinge Reggio Med che si presenta al limite dell'aria, alla meglio per la difesa di casa con Varricchio, poi va giù ancora Tripodi, non c'è fallo, si riprende con la rimessa laterale a favore del Reggio Med, siamo in fase d'attacco, attenzione perché rischia il giallo il calciatore locrese che ha allontanato il pallone. Ricordiamo che qualora Galluzzo non dovesse subire gol supererebbe il record detenuto da Telli, e quindi anche questo è motivo di orgoglio per la squadra locrese che sta dando davvero alla grande quest'anno.
pallone intanto scodellato in avanti, si perde l'avversario in maniera ingenua e poi il pallone che arriva verso il centro ma viene anticipato il numero 11 ospite Palmieri, ancora Reggio Med che insiste, vedete come riesce a tenere botta al Locri, altro campanile in avanti, Diaz stavolta non ci può arrivare, allora ci pensa Coluccio a ricacciare in avanti la minaccia, ancora adesso Locri che torna in possesso, c'è calcio di punizione a favore della squadra Amaranto, c'è Lombardo, appoggia su Lanza che è pronto ad aprire, dove c'è Ruggero, deve dare di più Ruggero da questo lato, Carbone in ritardo ma riesce a recuperare palla, poi aggira avversari come Brilli, Carbone ne salta un terzo, poi appoggia per Libri, Libri in aria, sbaglia completamente l'impatto, pallone che si perde in angolo, teniamo la linea per questo calcio d'angolo per il Locri, uno, due, il secondo della gara, ancora Libri allora pronto per battere questo tiro d'angolo assegnato alla squadra Amaranto, avete visto Carbone come è riuscito a saltare avversari come Brilli, parte un cross sotto misura, Carbone col tacco, gol! Coluccio ha segnato Coluccio, gol di Coluccio, tapin da sotto misura sul tacco di Carbone. Gol dunque di Coluccio che la sblocca, difensore con il vizio del gol. Angolo dunque occasionale, azione del Locri, una delle poche a dire il vero, sblocca però la gara, quello che è importante è questo. Coluccio è riuscito a metterla dentro, Reggio Med che non aveva demeritato, Mustica intanto per Reggio Med, Diaz la tocca in avanti, Candido, adesso il Locri può giocare, è più rilassato perché insomma è andato in vantaggio nel momento migliore del Reggio Med, Cuzzola, va via l'avversario, un secondo, ancora Cuzzola, poi di destro serve Zampaglione che si è smarcato a sinistra, punta Coluccio, Zampaglione poi torna sui suoi passi, cede il pallone a Caruso, Caruso non ha spazio però da quella parte, no. Salta un avversario, non salta il secondo, commette fallo, calcio di punizione per il Locri, calcio di punizione dunque per la squadra locrese. E allora il Locri è in vantaggio da due minuti, ha segnato Coluccio, ma il Locri passa nel momento in cui il Reggio Med pronto? Ah sì, no, non vi sentivo più. Reggio Medragna, dicevo, stava prendendo il sopravvento sul Locri, il momento migliore della squadra regina. Il Locri è passato con un calcio d'angolo di Libri, deviato di tacco da Carbone, poi il tapin sotto misura di Coluccio, il difensore con il vizio del gol. Locri che è in vantaggio dunque 1-0 e siamo al 36esimo del primo tempo. Candido intanto per ovviamente quando sentite altri collegamenti, noi abbiamo anche Universo Dilettanti con il quale ci colleghiamo durante la partita e quindi è per questo motivo che cambiamo discorso improvvisamente. Attenzione, Reggio Med in area di rigore, parte un cross, ci arriva il portiere Galluzzo, buona presa, ha toccato anche il compagno di squadra che è rimasto a terra, e Lanza in questo caso. Lanza a terra. Ancora Lanza, terra.
pallone che è stato mandato in angolo, quindi Reggio Med, una rimessa laterale, Reggio Med restituisce il pallone. Galluzzo si è rialzato l'anzo, ovviamente sta guadagnando. Sì, era ferito a terra Lanza che si è rialzato, adesso sta aspettando le cure mediche, ma è a bordo campo. Locri momentaneamente in 10, è stato il proprio portiere a toccarlo, si continua a toccare l'inguine, quindi non so se è stato il colpo oppure un movimento fatto male. Reggio Med che ci riprova, Diaz di testa e poi Zampaglione arriva il raddoppio su di lui, prova ad eludere la guardia del secondo arrivato, parte un cross ancora Galluzzo che sta spadroneggiando. Davvero interessante questo ragazzo, in questi minuti di imbattibilità li merita tutti, due uscite fatte in maniera impeccabile su palloni davvero difficili, e non è da poco vedere un portiere che riesca ad uscire in queste categorie in maniera così efficace. Ancora Ruggero, poi Carbone, ancora Reggio Med, Caruso, poi Candido, prova a fare gioco il Reggio Med, marciano, avanza la squadra di Reggio Calabria, era Crucitti, ancora Crucitti, si è visto poco in questo primo tempo Crucitti, lì a destra, sinistra della difesa Locrese, non si passa. Allora c'è Galluzzo, palleggio per Lanza, no, non è Lanza, è Dascoli ovviamente, va giù Lombardo, calcio di punizione per il Locri. ...39 minuti... Locri 1, decide Reggio Med 0, Coluccio decide la gara. Il cross intanto di Carbone, Carbone che torna in possesso palla, prova ad andare via l'avversario, poi un secondo, Carbone lancia dall'altra parte dove trova Tripodi, Tripodi circondato da due avversari, tiene palla, poteva cedere al libero, invece prova ad andare via lì a sinistra, Tripodi tiene ancora il pallone, prova a disorientare l'avversario con finta e controfinta, poi il pallone lo perde. Rimessa laterale per il Reggio Med. 40esimo adesso, 1-0 Locri. Candido, Diaz giù ancora, non fischia il direttore di gara, prova allora il Locri, prova ad entrare nelle maglie della difesa ospite, lo fa con Lanza, parte un tiro, c'è stato Cannizzaro attento. Mustica, ancora per vie destre da quella parte, e del resto la catena di destra ha funzionato poco per Reggio Med, meglio da quest'altra parte a sinistra dove Zampaglione ha messo a dura prova la difesa del Locri in tante occasioni. Adesso ci provano a destra, lo fa con Crucitti, Crucitti tiene palla, poi serve ancora Candido, viene anticipato, rimessa laterale per il Reggio Med. Controllo che c'è un cambio, ancora rimessa irregolare per il Reggio Med, la seconda volta che capita. Intanto Zampaglione a terra, problemi muscolari per Zampaglione. Zampaglione aveva già qualche problema, sembra essersi acuito, e quindi Zampaglione sta guadagnando bordo campo e brutta tegola per Reggio Med che sta preparando vigoroso. Vedremo se sarà lui a sostituire, a entrare al posto di Zampaglione che sta guadagnando bordo campo. Infatti è così, c'è un cambio, infortunio per Zampaglione, va fuori ed entra proprio vigoroso
Zampaglione che aveva fatto bene in questo primo tempo. Vedremo se cambierà qualcosa nello schieramento di Gianni. Rimessa già eseguita. Carbone ancora riesce a nascondere il pallone agli avversari. Ancora Carbone viene fermato, stavolta Candido riprende il pallone, poi Diaz non riesce a tenerla, viene fermato ancora Candido, riconquista palla per il Reggio Med, pallone all'indietro e Mustica. Candido va via a destra, ancora Candido, parte un cross, c'è Caruso, c'è ovviamente Galluzzo. Due alla fine più recupero. Coluccio, l'autore del gol, è l'uomo che decide la gara al momento. Ancora Coluccio. Lombardo. Lancio in avanti e poi va al destro l'intervento di Cuzzola che innesca Carbone. Carbone tocca per Ruggero, ancora un tiro sotto misura, errore clamoroso di Ruggero che ha impattato male. Locri che si mantiene in fase di attacco, ancora Carbone, poi Lombardo. Locri che ha avuto l'occasione qualche istante fa di raddoppiare, ma Ruggero ha indirizzato male verso il centro. Reggio Med che prova a difendersi con ordine, poi ancora un intervento su Diaz, non ha fischiato il direttore di gara, se ne lamenta Diaz perché ha subito ripetuti colpi. Ancora Coluccio, poi il pallone è ceduto al numero 13 D'Ascoli, e c'è giù adesso un calciatore del Locri. Si continua comunque, Mustica e punturiero del Locri, toccato sul piede d'appoggio. Candido tiene palla, poi lancio per il numero 4 Caruso, allarga ancora il gioco, c'è stata la sostituzione poco fa. Per chi sente e vede la 2 minuti di recupero, intanto chi sente e vede la telecronaca serale ovviamente non tenga conto della sostituzione perché l'abbiamo già data, era per la diretta di Telemia. Libri, poi Coluccio, pallone ceduto a Varricchio. Libri, sole che si nasconde intanto, quindi cala anche un po' di freddo. Candido prova ad aprire il gioco, il Reggio Med. Crucitti, evanescente la sua prova in questo primo tempo, non ha trovato spazio da quella zona di campo. Marciano in avanti, fermato Candido, non la prende nemmeno stavolta. Allora Carbone prova ad andare via in velocità, Candido, Carbone ancora in mezzo a due, Carbone, guardate, a tre avversari, poi cede al compagno di squadra, lanza, può impattare col sinistro, pallone alto, ma è un Carbone super, lasciatecelo dire, da solo ha messo in grande difficoltà la squadra ospite. È un Carbone in grande forma, adesso si era visto anche nella prova di Coppa Italia. Tempo per noi scaduto, si continua a giocare, Lombardo prova a tirare dalla lunga distanza, pallone che si è perso al lato. Scampoli di questo recupero. Ancora Diaz, venuto a cercare fortuna nella sua metà campo, è nuovo entrato vigoroso che è stato fermato, poi fallo lo subisce Crucitti, c'è il tempo forse per battere questa punizione. Marciano batte lungo ovviamente, Diaz di testa nemmeno stavolta, poi prova ancora Reggio Med, pallone che torna all'indietro, però Crucitti prova ad allargare, trova libero
cuzzola, cuzzola, punta l'avversario, parte un cross respinto dalla squadra locrese. Libri se ne libera poi del pallone, fischia qua, finisce il primo tempo. Locri 1, Reggio Med 0. Coluccio decide la gara al momento. Tutto pronto per i secondi 45 minuti di gioco, ricordo il parziale, Locri avanti di un gol, ha segnato Coluccio al 33esimo, il gol che dà al momento i tre punti a Locri. Reggio Med che ha tenuto bene il campo, sostituzione tra le file ospiti, entra il numero 13 della squadra allenata da Ianni, si tratta di Morabito. Palmieri invece va in panchina, meglio negli spogliatoi, Palmieri che non si è visto praticamente nel primo tempo. Carvelli sta per fischiare l'inizio, comincia adesso la gara, secondo tempo che è iniziato dunque con il Reggio Med in possesso palla ed è Mustica, pallone per Crucitti fermato col fallo, però no, fallo commesso dalla squadra ospite, quindi no, c'è una rimessa laterale per il Locri. Carbone prova ad andare via, viene fermato. Ancora un pallone però perso in maniera banale dalla squadra di Reggio, poi c'è un calcio di punizione assegnato a Locri, atterrato il numero 91 punturiere Lombardo sul punto di battuta, pallone ceduto al numero 14 del Locri, Tripodi lotta in mezzo a due Tripodi, riesce a dar via, poi viene fermato, commette fallo, però Tripodi lascia correre per il vantaggio il direttore di gara, lancio in avanti fermato da Lombardo, poi ancora Crucitti, poi giù Diaz, non fischia nemmeno stavolta il direttore di gara, giù anche un calciatore del Locri, si rialzano tutti e due, l'altro era Varricchio. Libri punta l'uomo, Libri viene tenuto lì, poi riesce a deludere la guardia di Mustica, pallone che è uscito, rimessa laterale già effettuata, ancora Lombardo, la puntata in avanti, pallone che non raggiunge Carbone e poi c'è ancora D'Ascoli, Lombardo ancora, insiste Locri, lato destro, altro lancio, terra di nessuno però, Mustica si libera del pallone, fermato Crucitti, allora prova a ripartire con Caruso che è stato messo giù. Candido ha spedito il pallone in avanti, ma il direttore di gara poteva fischiare questo fallo, invece ha lasciato correre. Reggio Med che prova ad insistere, ecco il nuovo entrato Morabito, pallone all'indietro, trova Marciano, Morabito prova ad entrare da sinistra, adesso il Reggio Med lo fa con Cuzzola, Cuzzola viene fermato da Lombardo, rimpallo che premia ancora il Locri, è stato Lanza a recuperare palla, pallone in avanti, e viene fermato però il punturiere, gioco che è ripreso da pochi minuti, non è cambiato nulla, 1-0 Locri, c'è stata un'altra sostituzione tra le file ospiti. Sono 3 minuti di gioco in questo secondo tempo, è uscito il numero 11 Palmieri, è entrato Morabito, nel primo tempo invece era uscito Zampaglione, infortunio muscolare per lui, ed è entrato Vigoroso per la squadra ospite. Locri ha mantenuto l'11 iniziale, c'è una rimessa laterale già effettuata, va via punturiere, c'è Carbone libero, viene ignorato e allora pallone riconquistato da Libri. Libri, altra puntata in avanti sbagliata, Candido fallo subito, non fischia il direttore di gara, ha lasciato correre parecchi falli Carvelli, Lombardo spedisce in avanti, trova libero Tripodi, ancora per Carbone, una magia di Carbone che però si allunga leggermente il pallone. Carbone è assolutamente il migliore in campo anche nel primo tempo,
è stato nettamente il migliore del Locri, ha messo ripetutamente in difficoltà la retroguardia del Reggio Med, rimessa già da Cannizzaro in avanti, Lombardo di testa non ci arriva e poi è Crucitti che recupera palla per il Reggio Med, prova la sortita offensiva, la squadra ospite lo fa con Candido, puntata ancora sbagliata, Candido non è entrato nel vivo del gioco anche nel primo tempo, sotto la sufficienza la sua prova, ancora invece Coluccio l'autore del gol, lui che decide la gara, possesso palla per il Locri, scambia con Lombardo, poi cede per Libri, altro lancio in avanti, pesca, attenzione a puntoriere nel rigore, va giù senza fallo. Cannizzaro recupera il pallone per Reggio Med, quinto di gara, 4 è meglio a 30 secondi, di testa ancora Libri prova a recuperare il pallone, subisce fallo, non viene ignorato, ma Crucitti controlla forse con il braccio, va steso Crucitti, si prosegue, non c'è fallo, lascia correre, almeno applica la stessa misura da ambo i lati il direttore di gara, punturiere, poi la puntata per Carbone a tagliare il campo, bel gioco del Locri in fase di ripartenza. Cuzzola, Morabito, no non è Morabito, questo però è Cuzzola, marciano, Cuzzola ancora e questi Morabito, lancio dall'altra parte per Mustica, altro lancio di Mustica, pallone era buono per Diaz, non c'era fuori gioco, appena lungo, aveva letto bene l'azione il centravanti della squadra ospite, era fuori posto praticamente, qualche metro più in qua rispetto alla traiettoria del pallone, non ha fretta ovviamente Galluzzo, forte del gol che vede avanti il Locri. Ecco Tripodi salta due avversari, poi il pallone viene toccato in faro laterale, è stato Caruso. Ecco Carbone, attenzione a Carbone in area di rigore, Carbone steso, non c'è estremio, non ci sono gli estremi per il tiro di rigore, noi non abbiamo visto nulla perché c'era la bandiera davanti. Reggio Med che prova ad uscire adesso, Morabito, pallone all'indietro, prova a ricostruire, Candido, servizio per Caruso, ancora Candido, mette in difficoltà il compagno di squadra. Continua il siparietto tra Candido e il suo allenatore. Rimessa laterale per il Locri, può essere finalmente battuta, 7 di gara del secondo tempo, 1-0 Locri. Reggio Med che non riesce a uscire dal guscio difensivo, parte un cross, c'è Tripodi dall'altra parte, Tripodi aspetta però il raddoppio, ottiene l'angolo, angolo per il Locri. Va Tripodi sul punto di battuta, si allontana Carbone che ha avuto una buona occasione pochi minuti fa, è stato atterrato in area di rigore, noi non abbiamo visto se era fallo perché un bandierone del Locri è proprio davanti alla traiettoria della nostra telecamera, capita spesso purtroppo qui. Ancora Crucitti viene scavalcato nello stacco, ancora Locri che insiste, siamo al limite dell'aria, parte un cross sotto misura, respinge ancora Crucitti, prova ad uscire Reggio Med ma non riesce ad uscire dal guscio di difensiva, allora rimessa laterale a favore dei reggini, Cuzzola sul pallone, serve ancora Candido, pallone ceduto al compagno di squadra, ci pare Morabito, infatti è così, Morabito aggira la guardia di Lombardo prima di cedere dall'altra parte per
Mustica, ultimo tocco di Libri, rimessa laterale per il Reggio Med. Mustica, pallone toccato ancora da Libri, faro laterale per la squadra ospite. Pubblico numeroso anche oggi qui al Comunale di Locri, come di consueto molto caldo, tifo che non si placa mai. Altro cambio sempre sul Reggio Med, esce il numero 4 Caruso che non avevo demeritato, entra il numero 18 Zappia. Zappia in campo dunque al posto di Caruso, tre sostituzioni effettuate dalla squadra di Reggio. C'è questa rimessa laterale, aspettiamo che il direttore di gara dia l'ok perché stava prendendo appunti sulla sostituzione. È tutto pronto, si può riprendere, tanto scocca il nono di gioco. Carbone prezioso anche in fase difensiva, provato ad uscire palla al piede, l'ultimo tocco è suo. Rimessa laterale per il Reggio Med, ancora vuoto Diaz, ben controllato dobbiamo dirlo da Verricchio per tutta la gara. Scontri fisici tra i due nel limite della correttezza ovviamente. Galluzzo, poi Coluccio. Ancora Locri che insiste, Lanza, poi Lombardo, Libri, controllo dei Libri, ancora in avanti Punturiero, dall'altra parte non trova stavolta D'Ascoli che se l'ha sganciato. Reggio Med ha perso ancora il pallone. Coluccio, Varricchio, Libri, attenzione Libri, ha perso un pallone banale, ancora Candido viene rimontato, è messo giù, non c'è fallo, non c'è fallo perché Libri ha preso nettamente il pallone. Candido ancora a terra, ha lasciato correre il direttore di gara anche in questo caso, pallone che viene messo fuori. Va adesso il direttore di gara a sincerarsi che Candido stia bene, ha preso un colpo sul ginocchio ma in fase di caduta perché non c'era assolutamente fallo. Libri ha preso il pallone anche se l'intervento era pericoloso per la squadra locrese perché era pronto praticamente a calciare Candido, ha rischiato Libri ma il fallo non c'era. Tanto pallone riconsegnato a Locri, 12 minuti. Coluccio, D'Ascoli, altro lancio in avanti, ci arriva per primo Marciano, poi Morabito, ecco Carbone prova ad entrare in mezzo a quattro in maniera davvero caparbia, parla un altro cross sotto misura, la testa che sfiora l'incrocio, occasionissima del Locri al tredicesimo del secondo tempo. Ci pare Punturiero il calciatore che ha colpito, pallone che ha sorvolato di poco l'incrocio dei pali. Galluzzo, poi Candido, altra botta presa da Candido. Yeah.
serve l'intervento del medico in campo. Botta in faccia per Candido. Gioco dunque fermo qui a Locri. Si è rialzato adesso Candido, che aveva subito un colpo in faccia. Sta guadagnando bordo campo. In precedenza, mentre non eravamo collegati, sanguina vistosamente adesso Candido, lo vediamo. Dicevo, in precedenza lo stesso Candido è stato atterrato da dietro al limite dell'area da Libri, ma Libri ha preso il pallone, quindi assolutamente non c'era fallo e il direttore di gara ha fatto bene a lasciar correre, azione che potremo magari rivedere domani sera tutti in campo. Gioco che riprende Reggio Med al momento in inferiorità numerica per Candido, che è a bordo campo per farsi medicare. Intanto c'è stata anche la terza sostituzione tra le file ospiti ed è entrato Zappia al posto di Caruso, quindi a trazione anteriore la squadra di Reggio Calabria nel tentativo di pervenire al pareggio, ma i Locri non ha corso pericoli al momento. Crucit intanto per la squadra ospite, attenzione a Reggio Med, pallone lì dietro, parte un tiro deviato, deviazione che viene accordata, quindi a calcio d'angolo a favore del Reggio Med. Reggio Med pericoloso, Candido riguadagna il campo, quindi ristabilita la parità numerica. Mentre il Siderno è avanti di un gol, vince, ha segnato Pizzoleo. Tiro d'angolo a favore del Reggio Med, tutto facile per Galluzzo che si riprende il pallone. Attenzione a Locri che può ripartire, c'è Carbone completamente libero, non lo vede però, ancora prova a insistere il calciatore locrese, lo vede solo adesso, ma adesso è tardi perché tutta la retroguardia. Carbone ci prova, tiro che va a finire sull'esterno della rete. Gioco fermo, ma non riusciamo, e c'è Candido che ancora sanguina, quindi c'è bisogno del cambio. Cambio per Candido, è stato tamponato ma non basta. Candido dunque deve lasciare il campo e lo fa in questo momento. Ricciardi fa il suo ingresso in campo. Dunque cambio concretizzato, ristabilita anche adesso la parità numerica. Ancora la testa di Libri e poi insiste il Reggio Med. Diaz riconquista palla per il Reggio Med, c'è un calcio di punizione per il Locri, il risultato non è praticamente cambiato, 1-0 per il Locri, ma qualche minuto fa è uscito Candido per infortunio, ha subito un brutto colpo alla faccia, praticamente sanguinava dal naso, nonostante i tamponi ha dovuto lasciare il terreno di gioco e al suo posto è subentrato Ricciardi. Ristabilita dunque la parità numerica, Reggio Med che ha cambiato ben 4 unità in questo secondo tempo, ma si è resa pericolosa solo 5 minuti fa in un'unica occasione quando ha provato a calciare da sotto misura proprio Marciano, pallone che è stato deviato. 1-0 Locri, decide al momento Coluccio.
Allora torniamo in telecronaca, abbiamo secondato anche Universo Dilettanti con cui eravamo collegati per qualche minuto. Insiste il Locri, Carbone, gioco allargato ma in maniera imprecisa, pallone perso. Allora Reggio Med che prova a tornare avanti ma non riesce a costruire il gioco, vedete. Pallone è uscito, quindi rimessa laterale per il Locri. Il gioco che può riprendere D'Ascoli per l'esecuzione fondamentale che viene effettuata adesso. Punturiero, stavolta anticipato Carbone. Altra puntata in avanti del Reggio Med, gamba decisamente alta di Coluccio, punita dal direttore di gara. Richiamato anche Coluccio per aver allontanato il pallone. Non c'è provvedimento disciplinare, intanto il calcio di punizione che sta per essere battuto e Crucitti sul pallone. Poi ha lasciato l'incarica al compagno di squadra. Mustica intanto prova a far salire un po' la squadra, Mustica di testa, poi ancora scambia con il compagno di squadra, pallone che è uscito, rimessa laterale per la squadra ospite. Ancora un errore del calciatore Reggino, ha rimesso male il pallone, quindi cambio. Di testa Punturiero, innesca Carbone, Carbone prova ad andare via, Carbone si è aiutato con le braccia. Calcio di punizione per il Reggio Med. Marciano che ha preso la fascia di capitano con l'uscita di Candido, pallone in avanti, la testa di Diaz. Reggio Med che non riesce ad arrivare in porta, pallone che è uscito, rimessa dal fondo per la squadra ospite. Galluzzo vicino al record ormai. A rincorrere il pallone sono Punturiero, ma c'è anche Mustica. Riguadagna il pallone il Locri, però ingenuo Mustica, ha perso il pallone. Ancora Locri nel rigore, Palipri, l'impatto, poi la parata ottima di Cannizzaro che è riuscito ad intercettare il tiro di Libri. Ancora un cross in aria ribattuto, altra rimessa laterale per il Locri. Battuto finalmente la rimessa laterale, prova ad uscire Reggio Med, Diaz fermato, spintonato, attenzione a Diaz, poteva dare il pallone per la ripartenza del Reggio Med, stavolta il pallone lo commette Diaz. Siparietto ha tentato trascorrere il direttore di gara ma il Locri ha rischiato grosso, perché se Diaz si fosse avveduto che dall'altra parte c'erano due suoi compagni di squadra completamente liberi, per il Locri c'era poco da fare perché si andava tu per tu con il portiere. Ancora Carbone in area di rigore, Carbone il controllo, ancora Carbone prova a tirare, perde poi palla
è sotto Zappia per il controllo, ancora Zappia, buono il suo stop, tiene palla, poi pallone consegnato all'indietro, ancora Zappia steso anche, ed ecco il giallo, primo giallo che arriva, giallo per vediamo chi è, non siamo riusciti a capire, mi pare ci pare Varricchio dell'Ocri. Varricchio ammonito, primo giallo mostrato dal direttore di gara. Viene allontanato intanto Carbone, parte il tiro di punizione, ancora Diaz sotto misura, si lamenta Lombardo per un ipotetico fuorigioco. Ecco il lancio dell'estremo difensore Galluzzo, stavolta non ci arriva Carbone, punturiero, ha perso palla, ancora Locri però che insiste, Diaz prova ad aggirare Coluccio e non riesce perché Coluccio riesce a riprendersi il pallone, poi perde palla il Locri, Locri che sembra un po' stanco, ancora un fallo su Crucitti a pallone lontano, fallo commesso da Libri, tiro di punizione per la squadra ospite, devo dire ha ben giocato questa gara, Locri non ha dato senso della grande differenza in classifica, anche se Galluzzo a dire il vero non ha rischiato praticamente nulla, parte intanto il cross sotto misura Galluzzo, ancora tutto facile per lui, sempre 0-0, non è accaduto praticamente nulla, il primo giallo è stato mostrato a Varricchio dell'Ocri per un fallo sul diretto avversario da dietro, e quindi sacrosanto il giallo mostrato, ed è il primo che il direttore di gara, che ha lasciato correre tanto Carvelli di Crotone, che ha ben diretto, devo dire ancora, a me ha applicato la stessa misura da ambo i lati, Locri che non è riuscito a legittimare ancora il vantaggio, e devo dire questa grande differenza sul campo non si è vista, eppure ci sono tanti punti tra il Locri e il Reggio Med, ancora il Reggio Med pericolosamente al limite del rigore, il Locri sembra essere stanco, ancora il Reggio Med in possesso prova ad imbastire una nuova azione e se lo fa continuamente con i lanci che mettono in ripetuta difficoltà la retroguardia locrese, in questo caso è Coluccio che riesce a prendere palla, poi la perde poi in maniera scialba il numero 18 ospite, nella fattispecie Zappia manda il pallone al lato, le proteste ancora veementi di Carbone e del giallo, giallo mostrato a Carbone, ma se l'è andata a cercare perché Carbone ripetutamente si è mostrato nervoso in questa gara, contestando ripetutamente quello che il direttore di gara aveva deciso, e allora giallo è il secondo tra le file locresi, gara che vive un momento di stanca per il Locri che non riesce a chiuderla definitivamente, e il Reggio Med che ha cambiato quattro uomini, quindi forze fresche in campo nel tentativo di riacciuffare il pareggio, che devo dire il Reggio Med ha giocato decisamente bene questa partita, Diaz tutto di prima, poi l'ultimo passaggio stavolta è sbagliato, quello di Morabito, recupera palla Coluccio, Coluccio che prova ad andare via, poi pallone ceduto a Carbone, messo giù, non c'è fallo, si prosegue, allora si continua con il Reggio Med che può tornare in possesso palla, lancio ancora in avanti, Coluccio ancora di testa, Carbone ancora a terra e Carbone non si rialza, si guarda la partita, adesso si è rialzato, pallone perso intanto dall'Ocri,
ancora Locri che prova ad entrare, è stato Marciano a liberare l'area di rigore, parte un lancio in avanti, non ci arriva nemmeno stavolta Zappia perché è in anticipo Varricchio sull'avversario, quindi sparacchia il pallone in avanti, rimessa laterale per il Reggio Med, Reggio Med alla ricerca del pareggio, Locri che vorrebbe chiuderla in qualche modo, ancora Zappia pasticcia un po' ma poi perde il pallone, lancio nella terra di nessuno, quello del calciatore del Reggio Med, il controllo di petto di Galluzzo per il Locri. Locri che prova a perdere un po' di tempo, una sorta di melina. Galluzzo. Libri. Pallone lo raggiunge quasi casualmente. E poi Punturiero. Ancora lì indietro. Altro lancio in avanti. Lato destro stavolta, ecco Lombardo, il taglio per Ruggero sotto porta, viene spinto e poi Carbone all'indietro, Libri poi impattare col destro respinto, Lombardo sembra avere nuova forza il Locri, ancora Ruggero finta contro finta, poi trova ancora Lombardo, controllo di Lombardo, parte un cross ancora su Ruggero pallone che è uscito, angolo a favore del Locri. Angolo per il Locri, va Lombardo per l'esecuzione del fondamentale. Ecco il primo cambio tra le file locresi. Esce Carbone, si era un po' innervosito. Ed entra Conversi per la squadra locrese. Carbone che ha macchiato una prestazione super con l'ammonizione. Ma adesso è un calciatore positivo, migliore in campo a mio avviso. Lombardo intanto per l'esecuzione del tiro d'angolo a favore del Locri, parte Lombardo ancora sotto misura, si spingono Punturiero con il trattenuto, in questo momento invece Diaz non fischia il direttore di gara, lascia correre anche in questo caso e poi Ruggero, Lombardo la puntata in avanti per raggiungere Coluccio, non lo raggiunge e allora Reggio Med che può ripartire Cuzzola. Altro lancio in avanti sbagliato, ecco il nuovo entrato Conversi entra in area di rigore, ha commesso fallo, no si riprende, no c'è il fallo, sì, non fischia nemmeno stavolta, eppure le spinte evidenti, ha lasciato correre tantissimo il direttore di gara, ha lasciato giocare ancora Libri avanza a 3-4 avversari davanti, allora cede a Conversi in mezzo a un numero di avversari, va giù senza fallo, può ripartire il Reggio Med, ecco una puntata in avanti e c'è Zappia che ha combinato decisamente poco da quando è entrato, ecco Morabito, più positiva la sua prova, poi c'è Crucitti, ancora prova a insistere Reggio Med, vigoroso tamponato lì, non riesce ad entrare nel rigore e poi prova a tenere alta la squadra Punturiero, Lombardo, dicevo che Locri sembra essere un po' stanco, Lombardo perde un pallone banale, ancora Crucitti per la squadra ospite, Diaz
tra i migliori dei suoi. Ancora Crucitti dialoga con il compagno di squadra, ancora l'errore clamoroso stavolta di Vigoroso, che ha combinato davvero poco da quando è entrato in campo Rone Pacchiano. Questo doveva consegnare il pallone al compagno di squadra che era completamente libero, l'ha mancato clamorosamente. Allora è Locri che può ripartire, lo fa con Tripodi, ma vedete la manovra decisamente lenta dei locresi, tendente quasi a perdere tempo senza rischiare. È rischiato qualche minuto fa con Diaz, che non se ne è avveduto che c'erano due compagni di squadra liberi sulla sinistra, ha tenuto il pallone e una ripartenza poteva far male a Locri e portare al pareggio, invece ha tenuto il pallone e l'ha perso. Poi Locri, che adesso prova ad entrare con Tripodi aggira un avversario, poi un secondo parte un cross, ma è una sorta di tiro completamente sbagliato, pallone che esce largamente al lato, rimessa dal fondo per la squadra ospite che è sotto di un gol, 1-0, decide Coluccio al momento. Diaz di testa toccato sul piede d'appoggio, fischia stavolta il direttore di gara, è stato Zappia a subire il fallo. Crucitti sul pallone che nel secondo tempo ha preso per mano la squadra, è salito decisamente in cattedra rispetto a un primo tempo che si è contraddistinto per la sua evanescenza. Ancora Reggio Med, Morabito non guadagna terreno, allora cede a Crucitti, lancio nella terra di nessuno perché non ci sono suoi compagni di squadra, e allora è Galluzzo a controllare il pallone. Galluzzo che è quasi fresco del record che sta per arrivare. Di testa ha colpito Foti, poi ancora Conversino, il pallone non lo raggiunge, allora Ruggero prova a farlo suo e ci riesce. Ruggero riguadagna il pallone, poi gira l'avversario, parte un cross, è stato ribattuto, ancora Ruggero controlla il pallone, esce poi. Rimessa laterale per il Locri che si mantiene in avanti. Conversi. Parte un tiro di Conversi deviato proprio da punturiero, pallone perso per il Locri, allora ci riprova il Reggio Med. Libri riesce a riprendersi il pallone, aggredisce l'avversario Libri, entra in aria, finta contro finta, Libri col doppio passo, Libri la puntata al centro, è imprecisa però, se ne libera poi la difesa ospite, Lombardo prova a insistere il Locri per chiuderla, e poi va giù Lanza, non c'è fallo, si può proseguire. Reggio Med in ripartenza 4 contro 4, attenzione, si è liberato da quest'altra parte, Diaz tiene palla, non riesce a passare il pallone per bene, poi c'è Coluccio che spedisce il pallone in out, rimessa laterale per Reggio Med che prova una delle ultime sortite, c'è un cambio intanto ancora tra le file regine, Diaz in possesso palla, perde il pallone, Libri preziosissimo anche in fase di ripiegamento, Libri è stato uno tra i migliori in campo, ancora il Locri ci riprova, Conversi va via, palla al piede, Conversi da solo non può cedere il pallone a punturiero che è finito in offside, allora arriva da quest'altra parte Tripodi tiene palla, Tripodi aggira ancora una volta l'avversario, parte un cross per Ruggero che riesce, Ruggero a fare la sua, pallone è uscito, c'è angolo. Attenzione perché ci potrebbe essere un rigore. Calcio di rigore per il Locri. Il numero 2 Mustica ha controllato con il braccio. Lamentava una spinta, azione da rivedere questa. Rigore per il Locri, che può chiuderla su indicazione del collaboratore del signor Carvelli, ha segnato il penalty a favore del Locri. Lombardo sul pallone per l'esecuzione, intanto c'è stato il cambio paventato prima, è uscito il numero 3 ospite Cuzzola, è entrato il numero 14 Leone, ma conta poco, quello che conta è il dischetto dove c'è in questo momento Lombardo.
azione dubbia, ricordiamola, poi lo vedremo in tutto il campo per quello che si potrà vedere, perché il calciatore era di spalle, ha lamentato una spinta però ha toccato col braccio, quindi calcio di rigore assegnato da Carvelli su indicazione del guardalinee, e quindi non aveva visto il direttore di gara. Lombardo sul pallone per chiuderla, Lombardo fischia, ancora no, qualche istante ancora, parte Lombardo, tiro gol, Locri 2-0. Calcio di rigore dunque a favore del Locri, che ha messo fine in sostanza a questa gara, 2-0. Ha segnato Lombardo. Non è più in bilico perché Rocri ha raddoppiato. Ha segnato Lombardo su calcio di rigore. Calcio di rigore quantomeno un po' dubbio, perché il calciatore interessato, cioè Mustica, che ha toccato il pallone col braccio, si era proprio al limite della linea che delimita il campo in fondo sull'area di rigore. È stato a suo dire spinto da Ruggero, il segnalinee se ne è avveduto del braccio, e quindi il pallone che è andato sul braccio di Mustica. Mancano 3 minuti e sì, dovrebbe essere record anche per Galluzzo, quindi doppia vittoria oggi per quanto concerne il Locri, che ha raddoppiato appunto con Lombardo. Punturiero intanto, pallone deviato, finisce al lato. Tiro dall'angolo dunque per il Locri. C'è Libri. No, era Lombardo. Libri è questo qui che va a recuperare il pallone adesso. Puntata ancora in avanti per Ruggero, ancora Lombardo, parte un cross, ci arriva Cannizzaro. Reggio Med punita oltre ogni demerito. Coluccio. Pallone che intanto è uscito, palla riconquistata dalla squadra regina. C'è un altro cambio, entra Gigi Gervasi. Esce Punturiero. Punturiere, perdon. Entra Gervasi. Scampoli di gloria anche per Gigi Gervasi. Coluccio ancora si arrampica più in alto di tutti, poi Lombardo, Libri, Lombardo ancora, altro lancio in avanti per Tripodi, ancora Libri, lotta su ogni pallone, scambio Libri, è stato fermato, scambio con Gervasi, no, cambio con Conversi. Ancora Conversi, prova ad entrare, Conversi, tiene il pallone, viene fermato. Lancio in avanti, sbagliato ancora, Tripodi. Gervasi, posizione buona, apre dall'altra parte per Ruggero, costantemente libero di là, gode una grande libertà, poi lanza, appoggia su Lombardo, controllo di Lombardo, Coluccio. Libri, Lombardo,
poi marcia, pardon, ovviamente Varricchio, conversi, tiene palla il Locri, Lombardo, Libri punta decisamente verso l'aria, poi errore sul taglio per Gervasi, non si sono trovati i due. Diaz non riesce a indirizzare nemmeno stavolta. Pallone uscito, rimessa laterale per il Locri, c'è un cambio ancora. Altro cambio, Locrese, esce Lombardo. È uscito Lombardo, è entrato Bacilleri. Conversi, rimessa laterale, c'è il cambio stavolta irregolare fatto dal rimessa irregolare del Locri, quindi ancora prova a insistere Reggio Med, esce dalla guardia difensiva il Locri che è forte, dei due gol. Conversi tiene palla, si era smarcato Gervasi che era subentrata qualche istante fa al punturiero. Ancora insiste Libri, lancio in avanti, fermato alla difesa ospite, prova Coluccio di testa, spedisce dietro all'estremo difensore Galluzzo che a questo punto è da record, minutaggio passato ci pare di dire, e quindi Galluzzo è il nuovo record di battibilità, è suo per quanto riguarda questi campionati, supera Telli. 4 sono i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara che partono da adesso, quindi 90esimo scaduto, Galluzzo il record, lancio in avanti dell'estremo difensore dell'Ocri, la respinta della difesa ospite e poi ancora il nuovo entrato che prende, tocca il suo primo pallone, nella fattispecie era Bacilleri che era subentrato a Lombardo. Coluccio per il Locri, tempo che scorre. Dall'altra parte ancora Ruggero che ha goduto il lungo e largo di grande libertà, da quella parte salta il diretto avversario, viene trattenuto, non fischia ancora il direttore di gara, pallone che non esce, allora lo spedisce all'indietro Reggio Med che prova a ricostruire per quel che può, marciano, ma Reggio Med che non ha demeritato, ha subito il gol proprio nel suo momento migliore e poi il raddoppio sul calcio di rigore a favore dell'Ocri. Tanto errore in fase di costruzione per quanto riguarda Morabito, conversi di protezione del pallone, poi Morabito col metapallo lascia correre il direttore di gara Ruggero nel rigore, l'appoggio sotto misura di Gervasi che sono 3, terzo gol di Gervasi, partita in ghiacciaia adesso per il Locri, 3-0, risultato che punisce oltre misura il Reggio Med che aveva ben giocato questa gara, ma il Locri ha meritato assolutamente la vittoria, non c'è nulla da dire. Terzo gol che lo segna Gervasi che era subentrato nel secondo tempo, gloria anche per ormai l'anziano calciatore Locrese, anziano diva per dire, ma è uno tra i più esperti dei calciatori del Locri, e quindi i minuti che mancano alla fine adesso sono 2, Locri forte di 3 gol. Ancora gioco che riprende, si continua a giocare. Gara che ormai volge al termine. Crocitti per il tiro di punizione, per quel che conta adesso.
tiro di punizione assegnato alla squadra ospite. Parte il cross sotto misura, la respinta della difesa del Locri che fa allungare ancora di più il record di Galluzzo, ricordiamolo, record di imbattibilità per Galluzzo superato proprio in questa giornata allo scoccare del 90esimo, dell'87esimo. Galluzzo è il nuovo detentore del record. Finisce qui, è finita. Locri batte Reggio Med 3-0, decidono i gol di Coluccio, Lombardo su calcio di rigore e poi Iervasi ha suggellato la vittoria del Locri. E record invece di battibilità per quanto riguarda Galluzzo, che diventa il portiere meno battuto della categoria. Ecco gli abbracci per Galluzzo, che è il portiere meno battuto. Chiudiamo la telecronaca qui, la linea può tornare allo studio, grazie.